Allora, il prossimo panel, l'economia delle reti, vedo già collegato l'amministratore delegato di Trenitalia, dottor Luigi Corradi, buongiorno e benvenuto, so che non è riuscito ad essere qui con noi, ma abbiamo il pregio e il privilegio di averla in collegamento e chiamo qui sul palco a Capri il dottor Pietro Labriola, che è amministratore delegato del gruppo TIM, buongiorno e benvenuto. Allora, buongiorno a tutti. Parto da lei, Corradi, con due questioni molto rapide, perché poi sai, i collegamenti sono sempre complessi. Allora, per quanto riguarda Trenitalia, voi siete anche tra i protagonisti, diciamo, dell'uso dei fondi del PNRR. Allora, facciamo un rapidissimo flash sulle infrastrutture e su come state spendendo i soldi del PNRR. Dando magari una o due novità. Ah sì, buongiorno a tutti e scusate il collegamento. Importante per Trenitalia, ma ancora di più per Ferrovie dello Stato, il fatto di aver fatto un piano decennale. Ne avete parlato prima della difficoltà di fare pianificazione a lungo periodo. Le ferrovie erano use fare un piano a 5 anni. Certo, fare un piano a 10 anni oggi è molto complicato, ma penso sia veramente fondamentale sia all'interno di un'organizzazione come la nostra, ma sia soprattutto per gli stakeholder esterni, dare chiarezza di che cosa si deve fare. E lei diceva infrastrutture, quando si parla di infrastrutture è assolutamente fondamentale avere una pianificazione a 10 anni, e aggiungo con la parola stabile, nel senso che il grosso sforzo che stiamo facendo e già con la revisione che stiamo iniziando a fare del piano per vedere di allinearlo alle novità degli ultimi mesi, la parola chiave al nostro interno è stabilità, cioè quello che si è messo nel PNRR, quello che vogliamo fare deve in qualche modo seguire un piano costante. In passato abbiamo avuto problemi proprio legato a cambi di pianificazione, una pianificazione non sufficientemente costante e a lungo termine. Quali sono gli investimenti principali? Chiaramente gli investimenti principali del PNRR, proprio per definizione del PNRR, sono sulle infrastrutture, cioè sono quegli investimenti a lungo termine che daranno la possibilità all'Italia di cambiare marcia sul ferroviario. Noi abbiamo dei piani di raddoppio del numero di passeggeri, abbiamo dei piani di triplicare le merci in 10 anni. Ecco, tutto questo passa solo attraverso una situazione di potenziamento delle reti. Oggi le reti ferroviarie sono, specie nei nodi più importanti, congestionate, e quindi ecco, è fondamentale l'utilizzo dei fondi del PNRR soprattutto su questo. Ma venendo a Trenitalia, che poi è la parte che mi riguarda un po' più direttamente, non abbiamo, diciamo, dei fondi direttamente su Trenitalia di dimensioni molto importanti, parliamo di 200 milioni di euro, ma poi le regioni in realtà hanno ricevuto fondi di PNRR per acquisto di nuovi treni. Quindi stiamo lavorando insieme alle regioni proprio per continuare quel piano di miglioramento della flotta regionale. Voi sapete, Trenitalia ha investito moltissimo sull'alta velocità. Ho letto da qualche parte il dato dell'80% della flotta che verrà nel corso del, non so se è un dato corretto, ma che verrà nel corso degli anni, mi deve dire lei qua entro quanti anni, sostituita, l'80% avevo letto, è così? Sì, è correttissimo. Noi abbiamo già lanciato da qualche anno un piano di rinnovamento della flotta del trasporto regionale. Ma per rispondere alla sua domanda, nel giro dei prossimi 3 anni raggiungeremo l'80%, quindi siamo già su livelli intorno al 30-40%, dipende poi dalle diverse regioni, per esempio in Emilia-Romagna si è già praticamente al 90%, ma in 3 anni arriveremo in tutte le regioni a una sostituzione della flotta dell'80%. Riduciamo l'età media dei mezzi del trasporto regionale da qualcosa che era sui 20 anni a 6-8 anni. Bene, allora grazie dottor Corradi, so che è difficoltoso se no tenerla in qualche modo in collegamento, ma grazie di aver partecipato, perché era importante per i giovani imprenditori e per chi ci sta seguendo da fuori avere la sua testimonianza. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Allora,
Pietro Labriola, come diciamo, è amministratore delegato di TIM, un gruppo che occupa oltre 42.000 persone. Partiamo subito piatti, e se ci fa capire il panorama delle telco, in particolare perché in questo momento ci sono dei grandi, no, dei grandi, delle grandi rivoluzioni in corso, perché è in crisi? Se è in crisi, in un momento come questo in cui insomma, la telecomunicazione è centrale. Probabilmente per spiegare la situazione prendo spunto dall'intervento fatto sulla tematica delle ferrovie. Parlavamo che loro stanno investendo perché vanno a triplicare il volume dei clienti. Quindi io triplico il volume dei clienti, mi saliranno i ricavi, investo perché c'è un ritorno sull'investimento. Per quanto riguarda le telecomunicazioni, in realtà la situazione è che i clienti sono sempre gli stessi, non crescono. I volumi di traffico che vanno gestiti crescono. Il 60% dei volumi di traffico che gestiamo oggi sulle nostre reti sono legate alle cosiddette OTT, Netflix, Google. Quindi i clienti non crescono. I volumi di traffico crescono, gli investimenti crescono perché? Perché abbiamo bisogno nel nostro paese di una rete in fibra e di una rete 5G, ma i ricavi non crescono. Per dare un esempio, in Italia la nostra azienda investe 400 euro per cliente per migrare dalla rete in rame alla rete cosiddetta in FTTH, la fibra sino a casa cliente. Però non abbiamo delta ricavi. La situazione di crisi poi è specifica delle telecomunicazioni in Europa. Prima Pier Roberto diceva che i manager non devono definire le politiche industriali, ma è anche corretto per chi conosce il settore tirare le fila di quello che è successo negli ultimi 30 anni. Io ho cominciato a lavorare nelle telecomunicazioni nel 93, quando il mercato è stato liberalizzato. La scelta di politica industriale fatta dall'Europa, differentemente dagli Stati Uniti, dal Sud America e dai paesi asiatici, è stata quella della massimizzazione della riduzione del prezzo nei confronti dei consumatori, legittima. E l'altro elemento era come trasferire valore dall'ex concessionario pubblico, sì, Telecom Italia, che aveva delle marginalità elevate. Io oramai parlo nell'azienda nella quale lavoro in termini di stratificazione di livelli di EBITDA, quindi circa probabilmente 14 o 15 billion di EBITDA fa, e la ridistribuzione di questo valore dall'incumbent, il concessionario pubblico, a tante nuove aziende. Questo non solo in Italia ma in Europa. 30 anni dopo, e questo dimostra che sono anche invecchiato, che cosa succede? In Europa non ci sono operatori che riescono ad avere un livello di profittabilità adeguato per continuare sugli investimenti. Aspetti un secondo, perché mi sono ridestato un punto veramente interessante. Cioè lei dice... Mi devo preoccupare? Sì. quando trovo la notizia, cioè l'analisi... Allora, lei sta dicendo una cosa molto interessante alla quale non avevo pensato. Cioè lei dice, gli Stati Uniti, patria assoluta del libero mercato, sostanzialmente hanno fatto una scelta diversa da quella dell'Europa. Per cui, mentre in Europa abbiamo, se non ho capito male, tanti operatori ma pochi clienti, possiamo riassumere così, cioè ci sono tanti operatori... No, il numero è abbastanza semplice. In Stati Uniti quanti operatori ci sono? 3 operatori e hanno una popolazione che è abbastanza simile a quella europea. Avevo capito giusto. In Europa ne abbiamo 120. Ecco, molto interessante. Siccome è un business di infrastrutture e di economie di scala, quello che è successo è che progressivamente nel tempo i forti investimenti richiesti hanno progressivamente depauperato. Ben inteso, l'Italia è il paese con i prezzi più bassi per quanto riguarda la telefonia mobile e la telefonia fissa. Questo in che cosa ha aiutato lo sviluppo delle infrastrutture per una platea di imprenditori? Oggi ci troviamo di fronte al fatto che in Italia noi abbiamo pagato le frequenze 5G 8 volte rispetto alla Francia. In Brasile, io ero amministratore delegato in Brasile, sì, in Brasile fino a un anno fa, siamo riusciti come industria, ero il presidente dell'associazione degli operatori di telecomunicazione, a negoziare col governo una logica nella quale io non ho pagato, io come industria, tanto le frequenze 5G, mi sono preso un commitment di sviluppare una rete 5G il più rapidamente possibile, perché a voi imprenditori quello che voi necessitate è una rete 5G in piedi. Do un numero, noi siamo anche, visto che parliamo di energia, il secondo spender nazionale di energia. Secondo voi noi siamo nella lista delle aziende energivore? No. L'anno prossimo, se non c'è un qualche intervento, aumenti il costo energia, tutta l'industria di telecomunicazione italiana dovrà fare un trade-off.
se mettere soldi per costruire una rete 5G, che è quella di cui tutti quanti voi avete bisogno, o pagare energia. Tornando direttamente al punto per fare il riassunto, la differenza sta in una politica industriale che ha permesso in Europa di raggiungere un livello di prezzi molto basso, quindi il consumatore ne ha beneficiato, però la conseguenza è stata quella di impoverire un'industria che è un'industria che ha visto, che è capex intensive, non è che devo spiegare a degli imprenditori la tematica. Ricordiamoci da ultimo che l'ultimo vero ciclo di investimenti che è stato fatto è stato quando sono state costruite le reti in rame. E quando sono state costruite le reti in rame, eravamo un concessionario pubblico con un ritorno sull'investimento di fatto garantito. Ora, nei prossimi anni, noi stiamo affrontando degli investimenti nell'ordine del 1,3 miliardi, 1,4 miliardi solo per costruire la rete in fibra ottica. Quando io mi rivolgo ad una banca, a un soggetto per finanziare questo investimento, mi chiedono: qual è il ritorno sull'investimento che tu mi garantisci? E io cosa devo rispondere? Spero che sia alto. Perché? Perché in un contesto nel quale, rispetto alle public utilities, dove ci sono dei modelli di remunerazione sul capitale definito, io non l'ho. Un esempio su tutti, perché è uscito anche sui giornali tutta la diatriba sull'incremento dei prezzi sì. che abbiamo fatto a livello wholesale. In Olanda è il primo paese nel quale il regolatore sugli investimenti in fibra ha definito i prezzi a cui si vende la fibra a livello wholesale, non a voi come clienti finali, per i prossimi 8 anni. Quando è un investimento che ha un ritorno a 10-15 anni, io non posso avere la definizione dei prezzi per 2 anni e normalmente la definizione dei prezzi arriva al termine del primo anno. Non devo spiegare nuovamente a voi. Come faccio a costruire un budget e poi andare a discutere al mercato finanziario di questi aspetti? E questo porta alcune conseguenze a livello europeo, che ci troviamo di fronte sempre più in situazioni nelle quali gli operatori devono vendere la loro rete a dei fondi di private equity, quindi non in borsa, per quale motivo? Perché il fondo di private equity regge un picco nel funding per la costruzione della fibra molto più tranquillamente, perché non è quotato in borsa. No, chiaro, no, finisca pure il ragionamento. Non è quotato in borsa, quindi sostiene un livello di rating più tranquillamente e normalmente il ciclo di questo tipo di attività è: prima sei private, hai un funding, normalmente con i fondi di private equity che sul mercato finanziario riescono a finanziarsi a un costo del denaro molto più basso, dopo 4-5 anni si quotano e hanno trasformato queste aziende in aziende che sono di fatto un bond, perché ti garantisce una remunerazione sul capitale investito. La specificità delle telecomunicazioni è che siamo l'unico settore infrastrutturale nel quale è stata liberalizzata e è stata aperta la competizione l'infrastruttura. Quando andate a vedere tutto il resto dei settori, le public utilities per intendersi, non è così. È definito ex ante qual è il livello del prezzo. E dice l'avete fatto solo con noi e invece non l'hanno fatto in altri settori. Ripeto, questo lo stiamo, come insieme con gli altri operatori, lo stiamo discutendo anche a livello comunitario. Dobbiamo decidere, non sono io che lo devo fare, né nessuno di noi come manager, qual è la politica industriale per le telecomunicazioni europee e in Italia. La Briola, è esattamente questo il punto, quindi la panoramica, diciamo, lei dice il futuro governo dovrà decidere, non soltanto a Roma ma evidentemente a Bruxelles, esatto. Lei lo ha ricordato molto bene, esattamente quale strategia prendere. Ora, non possiamo anticipare granché, anche perché appunto le cose sono in fieri mentre parliamo, ma il progetto è quello della separazione della rete dalle attività, dalle cosiddette attività commerciali, no? Quindi vediamo nel prossimo, che cosa possiamo anticipare, diciamo, rispetto a questo. Però la direzione di marcia è quella, perché, e non è un trend solamente di team. L'argomento è legato al fatto che all'interno degli ex operatori che erano verticalmente integrati, tu c'hai dei modelli di business che oggi, 30 anni dopo, hanno dei funzionamenti e delle dinamiche anche sul mercato finanziario completamente differenti. Noi abbiamo un business che è di infrastruttura. Io costruisco una rete e la vendo a dei terzi soggetti che utilizzano la rete, quindi come se io costruissi dei binari e poi li vendo a Italo o li affitto a Italo e a Ferrovie dello Stato. Questo è un business di infrastruttura che non va nelle logiche tipiche del ritorno dell'EBITDA trimestre per trimestre. È un business nel quale tu fai un investimento molto forte all'inizio e un ritorno nel medio-lungo termine. Poi c'è un business che è quello del segmento cosiddetto consumer, delle famiglie. Tutta l'industria italiana, non a caso, il Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Innovazione avevano aperto un tavolo di crisi
con tutti gli operatori di telecomunicazione in Italia, perché questi operatori non hanno il ritorno sull'investimento adeguato. Abbiamo abbassato i prezzi, siamo il paese con i prezzi più bassi in Europa, però se gli operatori hanno capacità di reinvestire, tra 3 anni ci porremo un problema che non avremo le infrastrutture. Da ultimo c'è tutto il segmento delle grandi aziende. Il segmento delle grandi aziende che è quello che ha maggiori prospettive. Perché? Perché tutte quante le grandi aziende, compresa la pubblica amministrazione, nei prossimi 5 anni dovranno affrontare il cambiamento della migrazione verso il cloud, conseguentemente la cyber security e l'IoT che spiegava prima Pier Roberto. Quindi sono 3 modelli di business differenti, uno infrastrutturale, l'altro è di restructuring, perché la parte consumer oggi in Italia non dà ritorno sull'investimento, e la parte dei grandi clienti che differentemente è la gallina delle uova d'oro sulla quale dobbiamo costruire e sviluppare. Grazie Labriola, se dovessimo fare, come dire, un titolo, lei lo ha detto prima, attenzione, attenzione, perché se dovesse continuare a crescere il costo dell'energia, tutto questo a un certo punto avrà delle conseguenze anche per noi, no? Comunque, per noi consumatori è un titolo, va benissimo, però probabilmente il titolo dovremmo mettere 2 parole chiave che hanno riportato anche altri speaker prima: coraggio e ottimismo, perché senza coraggio non riusciamo a cambiare le cose e quindi noi dobbiamo cambiare le cose. Senza ottimismo è chiaro che è tutto più complesso e siamo qua, ma paese meraviglioso questo. Grazie Labriola.